E bella ragazzoli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Dopo finalmente 4 mesi è arrivata la così tanto aspettata Season 2 di Fortnite. Come potete vedere già ragazzi, comunque sia dall'intro, da tutto quanto, già la schermata del Battle Pass è cambiata, perché a quanto pare ci sono gli agenti che devono essere ingaggiati, che ci vuole il tempo. E ci sono anche delle cose nascoste per quanto riguarda Deadpool, perché a quanto pare hanno fatto una collaborazione con Marvel. Ma questo lo vedremo poi successivamente. Prima ragazzi di iniziare con il video, vi invito a lasciare subito un bel mi piace a questo video reaction. E vi ricordo inoltre di supportarmi nell'item shop utilizzando il codice creatore Coratomist, che sicuramente potete utilizzare nel momento in cui andate a shoppare il nuovo Battle Pass. Quindi, iniziamo! Bene ragazzi, ci siamo. Come potete vedere, siamo nella schermata del Battle Pass. Io ho già alcune skin perché appunto ho comprato immediatamente il pack, quello da 25€. Quindi ho preso 25 livelli perché mi piaceva davvero tanto questo Battle Pass. E ora andiamo a vedere insieme le varie skin e cosa hanno aggiunto in questo fantastico pass. Dunque, a livello 1 abbiamo questa fantastica skin che a quanto ho capito è customizzabile e si possono praticamente aggiungere i vari tatuaggi sulle braccia, i vari elmetti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa molto, molto interessante che non avevamo ancora visto su Fortnite. Come seconda skin abbiamo la bananita versione 007 che è molto simpatica, molto carina. Poi abbiamo una emote del colmi, ovvero di chiamare, anche molto, molto carina, molto semplice. Poi abbiamo un loading screen di Fortnite, molto normale. Questa è una scia molto carina, anche se credo che sia molto invadente per quanto riguarda il game. Poi qua ci sono i classici V-Buck. Qui invece arriviamo a uno zainetto con le bananitas, perché a quanto abbiamo capito le bananitas su questo pass ne è praticamente pieno. Credo che abbia anche due stili, ma questo adesso non sono sicura, però dovrebbe avere due stili. Poi una bellissima mimetica statica con dei colori molto carini. Un disco che adesso non possiamo ascoltare la musica perché sennò ci sarebbe troppo casino, quindi evitiamo di ascoltarla. Al numero 9 abbiamo una emote delle manette. Al numero 10 abbiamo due picconi, penso sia una sorta di... non macete, non mi viene adesso il termine, però comunque sia una... la mannaia, mi è venuto il termine, la mannaia con il martellino. Poi qui abbiamo un classico banner. Qui abbiamo nuovamente 100 V-Buck, grazie Epic. Qui abbiamo un altro loading screen a livello 13. A livello 14 abbiamo uno zaino che devo dire ragazzi che è veramente troppo invadente, però lasciamo stare. A livello 15 abbiamo lo sticker della bananita con la bananina in mano. Epic si è fissata con le banane questa season. Vediamo un po'. Qui abbiamo il paracadute che, come la scia che abbiamo visto precedentemente, appunto è uguale sempre con la valigetta con i dollari finti dentro. A livello 17 abbiamo 100 V-Buck. A livello 18 abbiamo uno sticker sempre molto carino. A livello 19 abbiamo un loading screen. A livello 20 invece abbiamo questa skin che, a quanto ho capito, nel pass si potranno scegliere le varie fazioni tra Shadow, quindi i cattivi, e i Ghost, quelli buoni. Infatti l'outfit dei Ghost è tendenzialmente bianco, mentre per i Shadow è scuro. Questa è una cosa secondo me molto interessante che però vedremo solamente tra un po', non nell'immediato purtroppo. A livello 21 abbiamo loading screen, a livello 22 abbiamo 100 V-Buck, a livello 23 abbiamo un altro zainetto molto grande, a livello 24 abbiamo un altro banner per il profilo, a livello 25 abbiamo una emote del cuore a forma di granata, una granata a forma di cuore, a livello 26, che questa è stata la motivazione per il quale io ho comprato il Battle Pass fino a livello 26, perché questo paracadute è bellissimo, perché anziché essere sotto il paracadute sei sopra, quindi mi piaceva davvero tanto. A livello 27 abbiamo un loading screen molto bello che sto utilizzando, e a livello 28 ragazzi abbiamo una mimetica che io amo, perché ha i miei colori preferiti, il rosso e il nero, e inoltre hanno la grafica del fumetto di quando fecero la collaborazione tempo fa, che se vi ricordate c'era una zona in basso, a destra, vicino la zona di Palmetto, che si chiama appunto Pandora, e questo effetto mi piace davvero davvero tanto. Poi a livello 29 abbiamo 100 V-Buck, a livello 30 abbiamo un piccone che sto utilizzando perché è molto molto bello, a livello 31 abbiamo una scia, a livello 32 abbiamo un paracadute molto colorato, a livello 33 abbiamo sempre un banner, a livello 34 abbiamo nuovamente una bananita in versione 007 però bianca e nero, molto simpatica. A livello 35 abbiamo 100 V-Buck. A livello 36 abbiamo uno zainetto che è veramente veramente bello e lo utilizzerò sicuramente. A livello 37 abbiamo uno sticker che non ci interessa. A livello 38 abbiamo un disco musicale.
A livello 39 abbiamo un balletto che è molto bello. Ci piace, molto fluido. A livello 40 abbiamo questa skin che, come ho detto prima, possiamo decidere, cioè potremmo decidere se andare nella versione Shadow o Ghost. Ovviamente la Shadow è più bella, dunque questo senza ombra di dubbio. A livello 41 abbiamo sempre un altro loading screen. A livello 42 abbiamo un'altra scia, sempre molto pulita. A livello 43 abbiamo un piccone che non so se è il piccone... Ah, sì, è il piccone della banana, infatti stavo dicendo, sarà il piccone della banana? Sì, è il piccone della banana. A livello 44 abbiamo altri 100 V-Buck. A livello 45 abbiamo uno zenetto con... delle bombe a forma di topolino. Livello 46 abbiamo una emote. E questa, ragazzi, questa emote credo che sia una delle più troll in assoluto. È fantastica, non vedo l'ora di sbloccarla, è bellissima. A livello 48 abbiamo un altro sticker. A livello 49 abbiamo un loading screen delle bananine. A livello 50 abbiamo dei pugnali che sono molto interessanti, sono molto carini. A livello 51 abbiamo nuovamente 100 V-Buck. A livello 52 abbiamo uno sticker di un pesce. A livello 53 abbiamo il paracadute del pesce pieno d'ossa. Molto carino anche questo, però credo che sia molto grande in game, credo. A livello 54 abbiamo sempre una emote. A livello 55 abbiamo una scia molto carina. A livello 56 abbiamo sempre un banner. A livello 57 abbiamo 100 V-Buck. A livello 58 abbiamo load screen. A livello 59... Kitty. Questa roba è cringe, però è carina. Livello 60 abbiamo questo gatto muscoloso che è molto cringe. È molto kawaii, ma è molto molto cringe. Però è molto carino. A livello 61 abbiamo un altro loading screen. A livello 62 abbiamo una mimetica. Al 63 abbiamo nuovamente 100 V-Buck. E al 64 cos'è? Ah, un paracadute che sembra tipo una sorta di peluche. Molto kawaii anche questo, sicuramente. Al 65 invece abbiamo un altro loading screen. Al 66 abbiamo questa spada che... devo dire, questo design è veramente bello. Forse un po' troppo grande, ma secondo me è molto 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 bello. A livello 67 abbiamo quest'altro banner. A livello 68 abbiamo questa emote che è tipo il trenino. Vediamo. Rifallo! Sì, il trenino, infatti. Che poi non è il trenino, è il beep beep del camion. Però, vabbè, sono dettagli, ragazzi. A livello 69 abbiamo un altro banner, che sarebbe in realtà una emote. A livello 70 abbiamo delle spade che mi ricordano lontanamente le spade di Zelda, però sono molto belle. 100 V-Buck, poi abbiamo un'altra scia, abbiamo un altro loading screen, un altro paracadute sempre molto colorato, una emote che non ci interessa. Andiamo al dunque, vediamo. Un'altra bananita, hanno messo tre versioni di bananita in questo pass, ok? Una scia, scusatemi, una mimetica, molto carina. A livello 80 abbiamo una skin che può essere sempre Shadow o Ghost. Ovviamente la Shadow è sempre la più bella. Un'altra emote all'82. Ah! Ok, flippa la moneta, interessante. All'84 abbiamo nuovamente un altro paracadute sempre della bananina, che è molto normale. All'87 abbiamo un piccone semplicissimo. Al 90 abbiamo un piccone molto interessante, perché ha lo stile di Aura e questo piccone secondo me sarà molto molto carino da utilizzare. Un altro disco musicale abbiamo qui, al 91. Al 94 abbiamo sempre uno zainetto. Al 95 abbiamo un banner che non ci interessa. Al 96 abbiamo un occhio, che credo sia una emote, infatti. Al 97 abbiamo una mimetica che è molto molto bella, ha un mix di colori molto fighi. Ok. Come si chiama questo ballo, questi tipi di ballo, ragazzi? Non sono le break dance, però una cosa simile. Comunque è molto carino. Al 99 abbiamo 100 V-Buck. A livello 100 abbiamo questa skin, ragazzi, che può essere sempre o Shadow o Ghost. Ovviamente la Shadow è molto più carina. E leggendo la descrizione c'è scritto che tutte le armi che vengono indossate o i veicoli diventano oro. Ora, io non credo che intendano la rarità, perché sarebbe una cosa troppo pay to win, quindi immagino che Epic non farebbe mai una cosa del genere. Ma credo che intendano proprio il fatto della mimetica, che le armi diventano di colore dorato come il suo corpo. Quindi niente, ragazzi, questo è il Battle Pass di questa season. Devo dire, mi aspettavo di meglio, però non è per niente male. Diciamo che secondo me hanno proposto alcuni paracaduti, come per esempio questo, tre volte in questo pass, che secondo me sono un po' eccessive. E la bananita l'hanno proposta tre volte. Anche questo secondo me è un po' troppo eccessivo. Però per il resto ci sono delle skin molto carine. Ci sono delle mimetiche molto molto belle. E poi c'è il paracadute, che secondo me questo coso è
fuori di testa. Questo era il Battle Pass della nuova season. Se lo shoppate, ragazzi, vi invito ad utilizzare il codice creatore CROATOMIS nell'item shop. E niente, ragazzi, spero che questo video reaction vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come sempre, sotto ogni video. E niente, ragazzi, ci becchiamo a un prossimo video. Ciao, ragazzi!